subito un attacco mediatico e non solo, senza precedenti. Parliamo di un consorzio che associa più di 300 aziende, ubicate in Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte, che trasforma circa 340.000 tonnellate di pomodoro all'anno, questo è un dato 2011. Che colpa ha questo consorzio o che ha avuto? Aver utilizzato una pubblicità solo da qui, solo qui, che indicava geograficamente la posizione del consorzio e del prodotto, il centro della pianura padana, ovvero la Lombardia. Questo ha scatenato la fermosità, chiamiamola così, di un ministro che si è permessa di intervenire con un comunicato, affermando che è sconcertante che una primaria azienda senta la necessità di specificare la distinzione etnica della provenienza dei propri pomodori. Sconcerto insomma il ministro che la stessa azienda debba specificare che i prodotti provengono dalle regioni settentrionali. E qui si evidenzia il malessere, perché il testo ministeriale, che è stato riportato anche dalla stampa, precisa che l'emergenza della terra dei fuochi, per la quale tutto il governo e le amministrazioni locali si sono finalmente, e sottolineo finalmente, mobilitate, non può essere in alcun modo strumentalizzata. Forse quell'azienda non si è resa conto del gravissimo danno arrecato a migliaia di produttori onesti che tra mille difficoltà lottano ogni giorno per garantire un prodotto sano di eccellenza. Scusarsi quindi con i lavoratori e con i consumatori sarebbe consigliabile e doveroso. Quindi questa azienda, signori, si dovrebbe scusare, secondo questo comunicato, con lavoratori e consumatori. Quindi un'azienda del nord che si permette di evidenziare la provenienza dei propri prodotti è accusata sostanzialmente di razzismo. La chiamano terra dei fuochi, circa 10 km quadrati di ecosistema rovinato e da viene ecodisastri che si susseguono a scadenza periodica. Che cosa trova di meglio da fare il ministro? Scusatemi con lavoratore e consumatore per un presunto danno di immagine. Per cosa? Per aver indicato in una pubblicità la valutazione della propria azienda, della terra in cui vengono prodotti, della provenienza dei propri prodotti. Io credo che sia opportuno invece che si scusino coloro i quali, con una condotta disdicevole, disonorano e calpestano i prodotti nazionali, infangando il Made in Italy. Quindi si scusino questi signori in mangio una nazione intera. Quindi sottolineo che quindi questo è il livello culturale di chi ci governa a Roma. Ma ci rendiamo conto a che bassezze si arriva per giustificare le proprie inefficienze. Inefficienze a livello di sicurezza, ovvero un territorio in balia della malavita organizzata. Un'inefficienza a livello di controllo ambientale. La malavita organizzata che, secondo le informazioni ricevute sui media, deteriora costantemente l'ambiente. E lo Stato cosa fa? Dov'è? Inefficienza a livello comunicativo. Addossare le proprie colpe ad altri in un modo così puerile, ma nello stesso tempo così esagerabile. Questo livello comunicativo è atto forse a spostare l'attenzione dalle malefatte perpetrate al sud, incolpando aziende del nord. Chiedo quindi alla Giunta, con questa mozione, di tutelare le aziende del nord che sono e che potranno essere in futuro oggetto di coinvolgimento in questioni territoriali disdicevoli, con azioni che possono essere ritenute incisive o perlomeno adeguate dalla Giunta stessa. Chiedo inoltre questo consiglio, avendo già iniziato un percorso virtuoso sulla sensibilizzazione nei confronti delle amministrazioni locali e cittadini, approvando il DPR 25 del 12 di novembre in materia di prodotti chilometro zero, possa sostenere positivamente questa mozione, perché la Giunta abbia il sostegno, abbia quindi il mandato del Consiglio di intraprendere azioni di sensibilizzazione di più possibili fonti, più possibili incisive, per salvaguardare